ragazzi, abbiamo un problema. No, perché sono dei giorni che io sto a camminare letteralmente così. È un problema perché guarda quando poi piglia, è pazzesco. È pazzesco, non ha ritegno e va ovunque ed è grosso. Voi potete pure clipparla questa roba, ma se Giuntoli quello non la smette. Se Giuntoli non la smette. Ragazzi, vuoi fare un'operazione al giorno per farmi sentire male, Giuntoli? Io non sono abituato. Tu il giorno dopo che cedi Ken, anzi il giorno stesso, Ken, 13 milioni più 5 di bonus alla Fiorentina. 2 aggiungibili, 3 se la Fiorentina vince un qualcosa o quello che sarà. Tu il giorno stesso quasi chiudi Kevin Durant. Basta. Basta! Cioè, proprio qui non siamo abituati. Hai il mio cuore, ma questo non può scendere. E pensa se arriva l'altro. Con Mainers. Perché qui lo Juventino va già avanti. Non c'è ritegno, cioè. O niente o tutto. O estati di attese con veramente chi? Locatelli, Caio, basta. Anzi, no, Ken, la sessione di Ronaldo. Fammi mettere un attimino vi meglio la telecamera, che ormai l'abbiamo rigirata tutta sta stanza. Ci manca solo che riprendo dal basso verso l'alto con me sparato per aria, visto che nelle sale tanto ogni lunedì esce Spider-Man. Meno male, per amante di quella saga come me, fatelo davvero, che poi mi ci beccate nelle sale. Ecco, il film lo sta a fa giunto, lo sta a fa pazzesco, e clippatela sta roba perché va bene, tanto voglio dire, in un mondo in cui uno se si sbilancia poi la prende in quel posto e sbilanciamoci e famolo che si vive una volta sola e ridiamoci su quando Kevin Durant sarà il figliolo stupido di Lilian e quello buono è Marcus. Va bene. Retropassaggio dopo il doppio passo tutto storto, cade col dreadlock e ci segna Dennis Mann in Parma 1 Juve 0 alla prima di campionato. Va bene, sono pronto. E questo sarà il minuto dove andrete a riprendere questa clip. Ma io in questo momento, se dovevo pensare con chi lo vai a sostituire Adrien Rabiot, cavolo, l'anno scorso cercava a Liverpool, o voleva l'Inter, o voleva il Milan. T'ha provati di no, tu che commenti, perché sennò ti vado a ripescare, è quello che scrivevate sotto il profilo di Kefren su Instagram suo, volevate fare la riunione dei fratelli, e invece no, invece toccherà capire chi il prossimo anno sarà il figlio più, capito? Speriamo non sia una roba di famiglia, perché se dovesse essere però il figlio di UEA, tanto gobbo quanto il padre, che poi ti va a delude, madre di Dio, diventa un disastro. Quindi speriamo che Kefren sia di tutt'altra roba. Però, normale non potessi placare in questi istanti, perché come fai? Ma come fai? Tu sostituisci Ken, terza punta della Juve, ti liberi di uno degli ingaggi più importanti, vai via Kefren Turam, la mezzala, più giovane di Adrien Rabiot, per quel classico centrocampista che dal momento in cui tu vai a pigliare Douglas Luiz, abbastanza basso nella media dei centrocampisti della Juve, ma che Kefren Turam riporta l'ordine dei centimetri delle gambe, delle leve, dei capelli, se necessario, ma di quella presenza del francesismo, non nominate Paul Pogba, io vi posso chiedere adesso un soprannome, ma non robe sulle piovre, perché di certo il paragone è sbagliato. Come Paul a quell'età io non ne rivedrò mai più. Probabile, sicuro, campionato che permetteva più giocate di questo, però, insomma, la Juventus che già in queste ore sta facendo fare le visite mediche a Douglas Luiz, credo che con Kefren Turam voglia far capire che la prima cosa da fa e da portare alla nuova allenatore al più presto, con rapidità e proprio con la sensazione che il campionato, altro che 18 agosto, 18 luglio, partì dal centrocampo, proprio per uno come Thiago Motta, che voglio dire, tolto Zizze e Calafiori, direi che la cosa più bella da vedere erano Freuler, Ebischer e Ferguson, Pia, Kefren Turam, dopo Douglas Luiz, basta, hai tutto. Il mio amore e la mia fottuta stima, Cristiano. Ma più le cose come devono essere fatte. I giocatori e la priorità, perché giocatori del genere quel tempo di ambientamento ce l'avranno, quelle prime critiche ce le avranno, è normale. Ma tu glieli devi dare subito e devi permettere al primo giorno di ritiro, Douglas Luiz a parte, perché con la Copa America arriverà fino in fondo il Brasile di sicuro, capace vincono anche nonostante il primo pari con la Costa Rica,
Madre di Dio, l'hai fatto, grosso. Che giocatore è Kevin Durant? Anche per chi non lo conoscesse, ruolo mezzala. Ruolo mezzala, ovviamente, stato protagonista insieme a quel momento in cui la Juventus era lì come una delle migliori difese europee, c'era anche Nizza. E lui, mediano, lì, davanti alla difesa, a due di contenimento, ma non solo, può anche fare la doppia fase. È un giocatore, proprio per quelle caratteristiche, proprio in quel momento in cui andava a città, sposato alla perfezione, con tutto quello che si cercava noi. Ora, prima c'era Allegri, mo c'è sta Thiago Motta. Direi che sul lavoro dei centrocampisti basta pensare a Ferguson, da dove arrivava. Da dove arrivava? Heard of Mitjoland, che squadra era quella scozzese? Ah, quella di Ebice, lo Young Boys, in un centrocampo della Svizzera, una delle più grandi sorprese, nonché quasi la squadra capace, non di fare quello che ha fatto la Romania con un rigore inventato per non far passare l'Ucraina come, insomma, terza a 4 punti, e ok. Ma quello che stava per fare la Svizzera, battendo in casa loro contro la Germania, i campioni futuri, probabili del torneo, quelli meno quotati, con Ebischer titolare, non tanto Schalke, Freuler, Schalke, Bayer Leverkusen, anni di esperienza all'Arsenal, Xabi Alonso, percorso incredibile, annata stratosferica, nonché irripetibile, più Freuler, Atalanta, Champions League, Europa League, quello che ha fatto, poi adesso Bologna, ti prende un Ebischer, veniva da Young Boys e te lo mette lì, titolare, certo. Nazionale, Svizzera non sarà mezza, tanto quella brasiliana che ti costringe a far vedere un Ederson, uno dei migliori centrocampisti della Serie A, sottovalutatissimo, anche perché in queste ore tanti nomi vengo in questo momento senti parlare, ma nessuno, forse perché Atalanta ci ha messo proprio il lucchetto su Ederson, centrocampista, rende più probabile il fatto che Ebischer giochi in quella nazionale rispetto a Ederson, però ragazzi, di che stiamo parlando? Di che stiamo parlando? Altro giocatore che poi rispetto a quello che sarà un Szczęsny per Di Gregorio, quello che sarà un Kevin Durant per Rabiot, va a abbassare sicuramente l'età media, anche se la trattativa da Klaus Ruiz Healing Barenecea si è alzata, ma lì ci hai messo esperienza anche internazionale, quindi ci deve sempre essere quel mix giusto. Mamma mia, qui hai aggiunto ancora un ingaggio anche più basso, quindi sostenibilità. E la Juventus che riesce a portare avanti tutte quelle che erano le prerogative che si era messa avanti Elkan in quella lettera, affido a lui pieni poteri, e in questo momento nudoli che sta facendo, rendendosi anche conto che effettivamente la squadra che ha allenato Allegri non può essere riconfermata in toto, anzi più il possibile si smantella per cercare anche di far arrivare nuovi innesti che non hanno avuto anni di Allegri nelle gambe, quindi più nuovi ne piglio, più difficile sarà l'inizio, ma magari meno complicato sarà riuscire anche a fargli entrare dei meccanismi, dei modi di giocare a calcio in futuro, e allora più il tifoso allegriano potrà dire allora se Allegri era tanto scarso con questa squadra poteva anche, cavolo, tenergli la stessa Thiago Motta. E certo, ripeto, stesso discorso, e allora perché quando è arrivato Conte non gli hanno fatto giocare come vertice basso Aquilani e non Pirlo? Eccolo lì, siamo allo stesso discorso, perché poi si viene a dire la Juventus di Conte, miracolo, presa dai settimi posti, però quella che allenava del Neri c'aveva Aquilani, quella che allenava Conte c'aveva Pirlo. E siamo lì, nel senso, tutte le squadre hanno avuto le loro migliorie, e quella, per quanto ci avesse sempre elementi alla Quagliarella, Matri, Vucini, Cesti, Garribia, però era lì che lo switch l'ha fatto importante. Diciamoci le cose come stanno. Quindi, inutile dire, io tengo quello che c'avevo prima perché devo far dimostrare all'allenatore nuovo che deve essere bravo a valorizzare. Certo, è stata la cosa più importante. Sarà lì lo step che dovrà farci vedere Thiago Motta. Bravo a prendere le piccole gemme, a farle diventare, anche con meno pressione, dei fenomeni. Ora, non è facile però far pensare che il giocatore già cercato, con una buona valutazione, non altissima quella di Kevin Durant perché la scadenza non era così lontana, ma più pressioni, perché ovviamente è più conosciuto il Kevin Durant che arriva dal Nizza, uno che poi è prossimo a diventare uno convocabile nella Francia, la nazione che ha 50 squadre, ma sappiamo benissimo che alla lunga uno come Kanté, basta, ci sarà Tchouaméni, Camavinga, e ci sarà anche il Kevin Durant, quindi giocatore anche che sarà osservato e tenuto d'occhio da tanti sguardi internazionali, proprio anche in quella nazionale dove ci sono talmente tanti fenomeni che ci si perde, ecco che andarlo a prendere lì non è mai una mossa sbagliata. Ecco perché avere sempre anche un giocatore di quella nazionale può poter voler di tanto. E perché il prezzo poi alla lunga si alza. Io che vi devo dire? Voto l'operazione. Bella.